Allora, è finita. Signori, è finita. O cominciamo a diventare politici, giornalisti di noi stessi, o non ci rappresenta più nessuno. O cominciamo a informarci. Basta col culo, basta col tuo culo davanti alla televisione a vedere la talpa e l'isola dei famosi. Basta! Cominciate, diventate giornalisti, siete i più grandi giornalisti della storia. Basta una web, un telefonino, vedi un'immagine, la metti su YouTube con un tuo commento. Siete voi il futuro, porca puttana. I giornali scompariranno in 3-4 anni, 3-4 anni. Ve lo dico uno, ve lo dice uno che le ha azzeccate tutte. Il Chronicle Science. Chronicle Science di Boston, giornale che ha 100 anni, ci scrivono 10 premi Pulitzer, ha chiuso, entro questa settimana chiude il cartaceo, vanno in online, il Washington Post, il New Yorker, tutti andranno sul cartaceo, e quando, sul digitale, e quando fai giornalista sul digitale non lo puoi fare come so fare sul cartaceo, caro. Perché c'è il contraddittorio, scrivi una cazzata e ti arrivano i commenti dicendo che hai scritto una cazzata, lo capite che è diverso. E Obama vince per questo, perché ha sfruttato la rete, qui non sanno neanche cosa sia la rete. Toglie tutte le intermediazioni, non abbiamo più bisogno di farci rappresentare da un giornale, da un giornalista, da un politico, tutte le intermediazioni. Guardate che è molto semplice, non è di basta schiodarsi dalla sedia e andare su un piccolo computer. Ho cominciato io a 60 anni. A 58 anni ho cominciato, vado un po' su YouTube, vado a vedere un blog di cui mi fido per vedere le notizie filtrate da una persona che mi fido, perché è la fiducia che vince, perché è la fiducia che vince, perché è la fiducia che vince, è la reputazione, se non hai reputazione non ci stai in rete, ti sputtanano. I politici hanno cercato di aprire dei blog, fantastico, uno dei più grandi di cui sento mortalmente la mancanza è Mastella. Mastella aveva aperto un blog per rispondere a me, che io lo insultavo sul mio, ha aperto uno lui dicendomi delle cose terribili a me, gli arrivavano 5.000 commenti di vaffanculo Mastella, hai rotto i coglioni. Allora ha chiuso i commenti di rientro, commentava solo lui, hai capito? La furbizia, ma la rete è più furba, perché hanno clonato il blog di Mastella, scrivendo dementemastella.com, e i commenti andavano lì. Allora, noi siamo così, non abbiamo informazioni, senza informazioni siamo preda di questo governo abusivo, andato, abbiamo votato un governo senza preferenze, 7 persone hanno eletto questa gente che abbiamo lì, siamo pieni di ballerini, nani, c'è un altro nano, c'è lo psiconano e poi c'è quell'altro, Brunetta che è l'iPod nano, nani, mignotte, ballerine, ruffiani, c'è di tutto!